conclusione di questa bella manifestazione pugilistica Città di Cagli concludiamo con un servizio estemporaneo, sentendo le impressioni del commissario di riunione Oreste Mariani, dell'ex campione del mondo Zulu e dell'organizzazione della Ringside Box Gianmaria Morelli. Allora, tutto è andato per il migliore dei modi, per il meglio. Mi complimento con questo giovane che tra l'altro io ho un'esperienza ormai decennale, più che decennale, il tempo passa, quindi ho visto che è stata un'ottima manifestazione, ma soprattutto ho notato che match credibili ed equilibratissimi, il che significa un ottimo spettacolo per tutto, insomma, sia per le persone che guardano e seguono il pugilato, sia per la rivalutazione del pugilato stesso, perché se uno... E la piazza, il pubblico ha dimostrato ottima di gradire lo spettacolo. Sì, senz'altro. Ottimo. Zulu. Ottimo. Sì. A me una... Ormai sei di casa. Sì, di casa, veramente mi è piaciuto molto l'idea di come si chiama? Ringside, no? Per riattivare il pugilato marchigiano. Veramente Marche era una città anche in Europa, anche nel mondo, e per organizzare cose di pugilato, tanti grandi campioni che sono qui, a un certo punto che il pugilato è calato in Marche, no? Era un po', mi è dispiaciuto molto. Ma dobbiamo dire che questa sera vedere te, Massimiliano Duran, Luigi Minchillo, grandi campioni che hanno onorato il boxing mondiale, la noble art, vederli a ringside, vederli qui questa sera, è stato per noi, per il pubblico che ha apprezzato tantissimo la vostra presenza. Questo sta a significare che la box può tornare ai fasti del passato. Sì, deve ritornare, veramente è un'idea che si fa vedere, no? È che ottima preparazione che l'ha fatto. Noi dobbiamo ritornare ancora 10 anni fa come era Marche in Europa, anche in Italia. Questo... Torneremo senz'altro, perché con la sensibilità dimostrata dall'amministrazione comunale di Cagli, con l'assessore Francesco Sabatini e Maurizia Paglioncini, non vogliamo scordarla perché una funzionaria del comune che ci è stata molto vicina e soprattutto è stata vicina a Gianmaria Morelli, al quale si deve il merito di aver allestito questa bella riunione. Ecco, aver portato pugili da tutta Italia. Ecco, questi sono stati confronti credibili, perché i pugili non c'era combin. Qui, come l'ultimo match, uno era un pugile, era di Piacenza, sì. L'altro era della Toscana. Sì. E il livello tecnico è stato sotto gli occhi di tutti, è stata una grandissima bella riunione. E un grazie particolare va all'amministrazione di Cagli, all'assessore Sabatini, che ci ha appoggiato in tutto quello di cui avevamo bisogno per poter portarci avanti nell'organizzazione. Per il resto, chi ha visto la manifestazione non può che rimanere contento e sicuramente darà una grande mano a questo nostro sport. Speriamo. E noi speriamo di ritrovarci qui il prossimo anno, perché la piazza, il pubblico, l'opinione pubblica ha dimostrato di apprezzare lo spettacolo offerto. Noi ringraziamo anche il presidente del comitato marchigiano Gabriele Fradeani per il commento tecnico e per la collaborazione offerta. Cioè, a tutti quanti voi la più cordiale buonasera.